la composizione per avere una democrazia e un governo in questo paese, potremmo mettere allora il 32 del Movimento 5 Stelle, più un 10, diciamo, del DE, del PD, arriveremo a una maggioranza del 42. Di qua abbiamo Forza Italia, che sarebbe il 17, più, cioè il 16, 15, non mi ricordo neanche più, poi Salvini il 17, 34. Poi rimangono fuori Libera e Bella, Liberi e Uguali, 3% con la Boldrini. E poi di qua possiamo metterci tutti gli altri, con i radicali e tutto. E poi ci manca qualcosa. Sento che forse ci sono, Dio mio, i fratelli d'Italia li possiamo passare sia di qua che di qua. Quindi potremmo avere un 42,5 e un 48,6. Possiamo fare un buon governo, una democrazia, e possiamo fare veramente una bella democrazia in questo paese.